Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nuovo appuntamento con il generatore a Fallout Story, il video di analisi. Come sempre vi ricordo, questa è l'analisi del video. Se volete vedere il gameplay, ve lo lascio qua in alto, se no nel panel in fondo al video. Comunque, qualche settimana fa avevamo lasciato i giocatori che stavano prendendo l'ascensore per arrivare a quella che sarà l'ultima stanza del dungeon e stabilito una forte connessione tra il concetto di ascensore e quello di esplosione per questa quest. Questa settimana andiamo a vedere cosa c'è al di sotto della palazzina del generatore e arriviamo fino al punto di svolta, cioè il climax di Meta Quest. Ti faccio passare. Blam! C'è l'acqua? Io sguaino le mie pistole. Che cazzo? Chi c'è? Una piscina privata per i dirigenti nel piano interrato. Questa scena illustra uno dei vantaggi nell'avere una mappa con cui i giocatori possono fisicamente interagire e non solo il teatro della mente. I giocatori sono rimasti ovviamente sorpresi dal vedere quello che sembra un laghetto all'interno di quella che è una struttura industriale e il fatto che questa cosa l'abbiano vista da soli ha aumentato questo senso di smarrimento. In questo caso, essendo una mappa virtuale, io ho fatto cominciare i giocatori in quello stanzino chiuso, che poi è l'ascensore, e lasciato che loro aprissero da solo la porta e rivelassero quello che c'era davanti. Se stessimo usando una mappa fisica, magari il master disegna su una lavagna o, come faccio io, usate delle piastrelle con le parti del dungeon già fatte. In questo caso la piastrella sarebbe stata coperta e il master l'avrebbe rivelata all'ultimo o messa in gioco proprio in quel momento. Ovviamente, se non usate una mappa, il master in questo caso avrebbe detto qualcosa come: e rimanete sorpresi di vedere di fronte a voi dell'acqua. Sicuramente i giocatori sarebbero rimasti confusi, ma non avrebbe avuto lo stesso impatto. Fate attenzione, però, questo non vuol dire che utilizzare una mappa sia intrinsecamente migliore che non usarlo, perché infatti subito dopo. Senti dei rumori all'interno della stanza, qualcosa che scricchiola. Ah, non sono nel tuo campo visivo, quindi mi sa che non li vedi ancora, ma c'è qualcosa che si muove, che sguazza nell'acqua nella stanza. Io faccio segno agli altri, ho sentito dei suoni e indico oltre la ringhiera. In questo caso, il fatto che i giocatori potessero sentire il rumore dei mostri ma non vederli fisicamente ha aumentato il loro senso di smarrimento, che già a sua volta era stato incrementato dalla bizzarria dell'ambiente in cui si erano trovati. Nel video voi vedete solo quella che era la visione d'insieme del master, ma la visione dei giocatori era molto più limitata solo all'area illuminata, per il resto la mappa per loro era completamente nera. In situazioni come questa, o diciamo in quelle situazioni in cui il senso di horror o di confusione sono importanti per stabilire il mood della quest, usare una mappa potrebbe effettivamente essere controproducente e lasciare che i giocatori si immaginino le cose potrebbe facilitarli a entrare in uno stato d'animo migliore per quella scena. Questo vale anche per una mappa fisica, voi potreste semplicemente non mettere la stanza o mettere la stanza e non mettere i mostri finché i giocatori non possono effettivamente vederli. Diciamo che come concetto generale, però, voglio che facciate mente locale sul fatto che indipendentemente da che cosa state preparando, voi avrete a disposizione determinati mezzi e non ne avrete altri. Ragionate su come verrà resa la scena e la quest in generale in base a quello che effettivamente poi voi metterete al tavolo. Quindi, se avete dei mezzi per dare un forte impatto visivo, come in questo caso, sfruttateli.
Se non li avete, sfruttate altre cose che vadano meglio nella situazione in cui effettivamente siete. Ma quello che vedete spuntare alle loro spalle è quello che rimane di quello che era il reattore dell'intero complesso. Sono tre camere di reazione, una vicino all'altra, stanno anche emettendo un bagliore verdastro. Ok. Vai. Attaccati, vedete che ci sono dei componenti elettrici intorno. Sembra esserci un apparato costruito in maniera molto rozza, dove sono messe in carica una serie di accumulatori di energia. Nella pratica, tutta questa stanza è un grosso enigma. L'oggetto che i giocatori vogliono è al centro della stanza, ma è circondata da una zona che fa danni e da mostri che potenzialmente possono fare danni, anche se non sembrano in questo momento aggressivi. L'enigma si risolve prendendo l'oggetto al centro della stanza, sprecando il minimo delle risorse possibili per il party. Okay, state anche attenti perché qualcuno in carica le batterie ce le deve aver messe, non credo siano stati Mirlock. Quindi i Mirelurk sono abituati alla presenza minimo minimo umana, perché se non c'è un'attaccata a vista vuol dire che sono in qualche modo abituati e probabilmente sono i tizi che hanno messo in carica le batterie. Avendo già avuto i loro tre indizi e comunque essendo chiaro nella loro mente che il dungeon non fosse abbandonato, questo ha dato ai giocatori elementi che gli permettessero effettivamente, come hanno fatto, di risolvere in maniera abbastanza facile l'enigma. Sia chiaro, la stanza era progettata per contenere questo indovinello su come fare a sprecare il minor numero di risorse possibili per ottenere l'oggetto, ma era concepita in modo da non essere bloccante. Il party, anche se non avesse capito nulla, avrebbe potuto comunque procedere di brute force, cioè uccidendo semplicemente i mostri, poi camminando deciso in mezzo all'acqua e prendendo la pila che gli serviva. La storia sarebbe andata avanti lo stesso, loro avrebbero semplicemente sprecato più risorse perché avrebbero sprecato proiettili, sprecato cure. Tutto quello che era. Tra l'altro, in realtà, se il party fosse stato veramente molto attento, esisteva in teoria la soluzione perfetta a questa stanza, che non è quella che ha trovato il party. C'era effettivamente un modo per superare la stanza senza ricevere nessun danno. Ma non ve lo dico. Scrivetemi qua sotto nei commenti quello che secondo voi era il metodo migliore e vediamo se qualcuno ci arriva. Mentre Nando fa merenda e voi vi scambiate le radiazioni e decidete se Jack le potrebbe usare come zatteroni e diventare alto normale, la corda dell'altro ascensore comincia a vibrare. C'è qualcuno che sta anche rumorosamente scendendo, calandosi dalla corda dell'ascensore rotto. E benvenuti nella seconda parte della quest, il Reverse Dungeon. Oramai, come abbiamo detto, era scontato, il dungeon non è abbandonato e come climax del secondo atto abbiamo l'arrivo degli effettivi proprietari delle batterie, ma questo lo vedremo nel prossimo video in cui inizia il Reverse Dungeon. Fino a quel momento, probabilmente passerà un po' di tempo. La parola sta a voi, scrivetemi come avreste risolto l'enigma, scrivetevi quale sarebbe stato per voi il climax del secondo atto. Se volete, potete unirvi anche al gruppo Telegram, al gruppo Discord per discuterne con il resto della community. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche dei nuovi video. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.